Benvenuti. Faremo la spiegazione di una delle tensioni che ci sono nella pagellina dell'apostolato della preghiera, e adesso non si chiama più apostolato della preghiera, ma si chiama Rete Mondiale di Preghiera del Papa. Appunto, stiamo rimanendo l'antica visione apostolato della preghiera. Spiegheremo oggi la seconda dimensione, quella dei vescovi, perché ogni cristiano riscopre la dimensione missionaria della propria fede per una incisiva evangelizzazione nel nostro mondo secolarizzato. Intanto volevo congratularvi tutti voi, perché vedo che siete più numerosi dello scorso venerdì e che coraggiosamente non vi lasciate né morire da tutto il bugio che c'è in giro in zona rossa. Sia il Decollato, sia San Giovanni Napolitano, sia Santa Croce sono esenti da zone rosse, e grazie a Dio fino ad ora non si sono riscontrati casi. Magari sì, il Signore ci liberi al più presto da questo fratello, e speriamo che questo famoso vaccino annunziando la televisione non tardi ad arrivare. Intanto dicono gli esperti che anche il vaccino anti-influenzale, quello che gli anziani, i bambini o comunque le persone a rischio in questo periodo fanno ogni anno, pare che abbia una sua efficacia anche nei confronti del coronavirus. Noi siamo nelle mani di Dio. Ricordatevi che la medicina migliore per tutte le malattie, dal tumore alla leucemia all'influenza, la medicina migliore è sempre la messa e la comunità. Nell'anno 107 dopo Cristo, cioè si può dire qualche anno dopo che è stato scritto l'ultimo Vangelo, Sant'Ignazio di Antiochia disse che l'Eucaristia è farmaco di immortalità e contro veleno, quindi possiamo dire traduce anche vaccino per non morire. Rimaniamo forti nella fede e vedrete che il Signore ci aiuterà anche in questo momento difficile. Dicevamo della dimensione missionaria. L'intenzione ci parlava di dimensione missionaria, di incisiva evangelizzazione e di mondo secolarizzato. Spiego queste parole per alcuni un po' difficili. Intanto dimensione missionaria, che cosa significa? Significa che tutta la vita cristiana deve essere, come dire, impostata secondo la mentalità della missione. Che significa secondo la mentalità della missione? In una delle preghiere della Messa c'è scritto così: affinché noi non vivessimo più, sì, segno che prima vivevamo per noi stessi, affinché noi non vivessimo più per noi stessi, ma per Gesù che è morto e risorto per noi, hai mandato, Signore, il tuo Santo Spirito per completare la tua opera nel mondo e compiere ogni santificazione. Che cosa significa? Significa che se noi riceviamo lo Spirito Santo, battesimo, cresima, matrimonio, sacerdozio, effusione dello Spirito Santo, Eucaristia,
tutte le occasioni in cui noi riceviamo i sacramenti o ci mettiamo in preghiera, riceviamo sempre l'effusione dello Spirito Santo. E lo Spirito Santo ci viene dato non per tenercelo come un privilegio, come un gioiello di cui vantarci. Lo Spirito Santo lo riceviamo per essere lanciati nella missione, cioè per vivere a favore degli altri, a favore dei fratelli, a favore di quelli che non conoscono il Signore, a favore di quelli che hanno bisogno. Noi siamo santificati, ma non per riempirci di vanità, per dire siamo santi, ma ci santifichiamo perché il mondo sia santificato. Parla poi, Pagellina, che è veramente stupenda, di incisiva evangelizzazione. Che significa incisiva evangelizzazione? Che dobbiamo portare il Vangelo dappertutto, dovunque siamo, in famiglia innanzitutto, sul posto di lavoro, con i vicini di casa, dovunque andiamo, anche nei posti di divertimento, noi siamo sempre e dovunque apostoli del Vangelo di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo essere fermi nella nostra fede, non facciamo che vogliamo portare il Vangelo agli altri e poi gli altri ci possono dire: ma perché il Vangelo non lo pratichi tu, che ce lo vuoi insegnare a noi? Noi per prima dobbiamo essere testimoni del Vangelo che annunziamo, che predichiamo dappertutto e con tutti. Non c'è una sola attività della nostra vita, non c'è un solo momento della nostra vita, non c'è un solo ambiente dentro il quale noi viviamo e operiamo che non possa essere oggetto e momento di evangelizzazione. Perché dice in un mondo secolarizzato? Che significa un mondo secolarizzato? Quindi un mondo che è restio, contrario o quantomeno indifferente nei confronti della parola di Dio. Cosa che constatiamo ogni giorno? Che se noi vogliamo, come dire, comunicare la bellezza e la dolcezza della nostra fede, spesso troviamo persone che non sono interessate, ci fanno capire che non vogliono ascoltarci, che addirittura non credono, che addirittura parlano male della Chiesa, dei preti, di quelli che frequentiamo la Chiesa e così via di seguito, quasi giustificando la propria indifferenza e la propria non volontà di seguire Dio. Eppure anche per loro nel Vangelo si dice: io sono la luce del mondo, chi viene dentro di me non cammina nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Il Vangelo di Gesù è adatto per tutti gli uomini. Siamo noi che spesso non lo sappiamo comunicare, non lo sappiamo evangelizzare. Allora ci suggerisce la intenzione del Papa e dei Vescovi una cosa importante. Primo, quando dobbiamo parlare del Signore, dobbiamo capire chi sono le persone a cui noi dobbiamo annunziare il Vangelo. C'è, prima ancora di parlare di Gesù, dobbiamo ascoltare chi abbiamo davanti e di che cosa ha bisogno, e annunziare la parola di Dio servendosi del momento opportuno in cui la persona si può mettere in ascolto e può capire e assimilare in maniera incisiva quello che noi vogliamo dire. Non c'è la frase che spesso sentiamo dire: la gente non ci ascolta, la gente è lontana da Dio, il mondo è lontano da Dio, perché
oltre ad esserci persone molto cattive, che le notizie che sentiamo dalla televisione sono senz'altro poco rassicuranti, esistono anche tante cose buone e tante cose belle. Una parola famosa di un autore moderno dice così: che un albero abbattuto fa più rumore di una foresta di alberi che crescono. Gli alberi che crescono, crescono silenziosamente, un albero che cade fa rumore, se ne percepisce, diciamo così, la presenza. Così molte volte il bene che c'è nel mondo non lo percepiamo perché lo riteniamo normale, mentre il male che vediamo o sentiamo alla televisione ci colpisce e ci angoscia. Per esempio questo discorso che per adesso viene dibattuto ampiamente alla televisione, il tizio che ha ammazzato i due fidanzati perché gli vedeva felici, è un discorso che naturalmente sta facendo molto, molto rumore. Diciamo, ma quanti fidanzati sono felici o quante spose sono felici e non ne parla nessuno? È importante, come dire, seguire il Vangelo tenendo conto di quanti per seguire il Vangelo vengono osteggiati, perseguitati, a volte anche uccisi. Gli statistici, cioè fanno le statistiche, calcolano che nel 2019 ci sono stati ben 260 milioni di cristiani perseguitati. Quando voi pensate che i cristiani nel mondo sono 1 miliardo, compresi i protestanti e gli ortodossi, 1 miliardo 700-800 milioni, e già 260 milioni sono perseguitati, una percentuale molto alta e molto preoccupante. Così in tutto il mondo ci sono ben 73 nazioni in cui ci sono persecuzioni contro i cristiani. Il cristianesimo è diffuso in tutto il mondo, a volte, diciamo così, in maniera, come dire, con percentuali alte, come può essere in Italia, in Francia, in Cecoslovacchia, in Spagna, in Portogallo e in altre nazioni, a volte con percentuali molto basse, quando si può constatare in Cina, in Afghanistan, in Libia, in Arabia e così via, esempio. Nel 2019 i cristiani uccisi sono stati 2.983, quasi 3.000, solo nel 2019. 9.400 sono state le chiese attaccate, demolite o chiuse. Quindi immaginate che tragedia. Non solo, ma ben 8.537 sono state le violenze sessuali nei confronti di donne e qualche volta anche di uomini da parte di gente, diciamo, poco evidentemente impegnata nel custodire la propria purezza. E questo in privato, nelle famiglie, nella comunità, nelle nazioni, nella chiesa. Tutti ci lamentiamo della violenza sessuale, però pochi abbiamo quella delicatezza di vestire con modestia, di evitare film troppo spinti o invasione dei computer di scene troppo spinte. E tutti ci meravigliamo quando esistono violenze o stupri o cose del genere, però non ci rendiamo conto che questo è frutto di mentalità malate e sopra-riscaldate, dovute al fatto che a furia di sentire e di vedere scene conturbanti, evidentemente poi quelli che gli occhi vedono e si vogliono, sono cose che si vogliono realizzare. Resta il mistero di questo bambino di 11 anni che si è tolto la vita
scusa mi socio o altro, però lasciate che io lo dica quello che penso, non è diciamo come si va in cielo, ma io penso che voglio un po' coprire questa vicenda, io penso che il bambino si sarà un po' squilibrato a causa di queste vicende del lockdown, di non stare troppo in casa, di non più uscire, di non poter essere libere, di avere soffocato un po' le proprie esigenze, questo ha comportato squilibri tali e tanti che molti, piccoli e grandi, sono rimasti fortemente, diciamo così, squilibrati. L'altro giorno sono stato a benedire una casa e ho trovato una bambina che non vedevo da mesi da quando ho cominciato il lockdown, che era molto sciupata e molto pallida. I miei genitori, ma per caso non l'avete fatto uscire durante questo periodo di tempo o altro? I genitori hanno cercato un po' di coprire, ma io sono convinto che è mancata, è rimasta. Non capisco per esempio perché la legge quando c'era il lockdown prevedeva che un signore o una signora poteva portare a passeggio il cagnolino ma non poteva portare a passeggio il proprio bambino, per esempio. No? Perché? Ha senso? Non ha senso. Vedete che ci sono tutte le cose sbagliate nel mondo, nelle leggi, nelle norme, per cui avere anche la coscienza di queste disposizioni a volte completamente fuori da qualsiasi tipo di criterio razionale è importante. Nel campo delle persecuzioni vi cito alcune, non sono tutte, alcune nazioni dove la persecuzione nei confronti della Chiesa è forte. L'Arabia, il Qatar, sono degli Emirati, l'Afghanistan, la Somalia, la Libia, il Pakistan, l'Eritrea, il Sudan, lo Yemen, l'Iran, sono nazioni dove il cristianesimo spesso è osteggiato, comunque non c'è quella libertà che si dovrebbe avere. Ultimamente ci sono state persecuzioni nei confronti non solo dei cristiani ma delle minoranze in India, che è una delle nazioni più popolate e più civili dovrebbe essere, almeno così vengono calcolati nel mondo, ma spesso le minoranze, coloro che cioè non seguono la religione ufficiale che nell'India è l'induismo o il brahmanesimo, vengono perseguitati. Allo stesso modo la tragedia che abbiamo vissuto, che il Papa ha seguito molto da vicino dalla Siria, il terrorismo, turche, l'invasione dei curdi, c'è stata una persecuzione terribile nei confronti dei cristiani. Bisogna allora che da parte nostra ci sia, come dire, un motivo di ringraziare il Signore in Italia con tutto quello che possono essere le disfunzioni, gli ambienti ostili o comunque persecuzioni di altro verbali o mediatiche attraverso gli strumenti di comunicazione sociale, abbiamo ancora una relativa libertà. Ci è stato impedito, è in parte giusto, di fare processioni, manifestazioni o altre cose del genere, però tutto sommato, quando io giro lungo la parrocchia, vedo una cappellina di qua, una tipoletta di là, un'immagine fissa al muro in un altro posto, una Madonnina messa in una cappelletta in mezzo al verde, una statua di Padre Pio, tutto questo in Italia ce lo possiamo ancora permettere, no? Non è tutto così. E quindi da un lato ringraziamo il Signore, dall'altro lato svegliamoci e facciamo i missionari, perché non è detto che questi tempi in Italia dureranno sempre. Accorgete dalla televisione, dai dibattiti che ci sono e dal fatto che c'è stato polemiche sui crocifissi sì, crocifissi no nelle scuole, sui presepi sì, presepi no, canti natalizi sì, canti natalizi no. C'è anche una, come dire, una corrente
politica e ideologica in Italia che vorrebbe scalzare il cristianesimo, quasi che non sia qualcosa che porta alla civiltà. Attenzione che la vera libertà non consiste nel proibire determinate cose e allargare invece le braccia e il cuore e gli interessi e le televisioni ad altre cose. Questa non è libertà. La vera libertà consiste nel favorire tutto quello che può meglio educare la gente a fare del bene e bloccare invece tutto quello che invece può favorire il male, il peccato e soprattutto l'immoralità. Bene, io ora mi siedo, se qualcuno volesse fare qualche domanda, torniamo un po' alle antiche abitudini.